Buongiorno a tutti, sono le 10 di mattina, è il giorno di Pasquetta e come potete vedere dal mio abbigliamento non è una giornata bellissima, quindi abbiamo deciso di andare in montagna. Non sappiamo ancora dove andremo di preciso, andremo un po' all'avventura, alla scoperta delle montagne della Bergamasca con l'auto ufficiale di questa Pasquetta 2017, la nostra Suzuki Ignis. A quanto pare non siamo stati gli unici a scegliere di partire per questa Pasquetta. C'è un sacco di gente, un sacco di traffico, un sacco di macchine, un sacco di tutto e siamo già fermi. Allora, si è sbloccata e quindi adesso possiamo partire per la nostra avventura, la scoperta di non si sa che cosa. Alla fine della fiera abbiamo deciso la località prescelta per oggi, ossia Cusio, si trova in alta montagnetta. Quindi adesso mettiamo alla prova la nostra Suzuki Ignis su questi numerosi tornanti. Migliore tradizione dei nostri viaggi, Matteo mi porta sempre in località molto calde per festeggiare le festività, quindi anche per questa volta Pasquetta ai tropici. Oltre ad essere arrivata la neve, è arrivata anche la nebbia ed è sparito il sole, quindi oh yeah, fantastico! Allora, abbiamo avuto un paio di problematiche tecniche. Punto primo, il freddo. Punto due, le batterie del drone si sono congelate. E quindi abbiamo dovuto per il momento abbandonare il nostro tragitto. Optiamo invece più pigramente per un bel piatto di casoncelli in bike. Fortunatamente la baita era aperta e abbiamo preso delle tagliatelle al farro e alle verdure e adesso ci apprestiamo a mangiare. Abbiamo fatto un bel giretto, abbiamo camminato un sacco e ci siamo anche un po' arrampicati. Adesso invece quello che faremo è prendere la nostra Suzuki Ignis e andare a fare un altro giretto qui per le stradine di montagna. Stiamo tornando a casa, è stata una giornata divertente, abbiamo respirato un po' di aria pura, abbiamo camminato in montagnetta, abbiamo mangiato nella baita di montagna e abbiamo fatto volare il drone rischiando di schiantarlo per batteria low e in tutto questo abbiamo avuto la possibilità di mettere alla prova la nostra Suzuki Ignis e devo dire che è una macchina molto compatta, carina, in realtà è un mini SUV, si presta benissimo per la città perché è molto maneggevole, leggera da guidare e pratica, poi non consuma assolutamente nulla, quindi noi siamo grandi fan di Suzuki e a noi la Suzuki Ignis ci piace, quindi regalatecela.